profile Gautier. Onufrius oh, o oh, le fantastiche vessazioni di un ammiratore di Hoffman. Scambiava nuvole per padelle e vesciche per lanterne. Gargantua, libro primo, capitolo 11. Ding, ding, ding... Nessuna risposta. Che non ci sia nessuno? si disse la fanciulla. Tirò di nuovo il cordone del campanello, ma nell'appartamento non si sentì nessun rumore, non c'era nessuno. Strano. Si morse il labbro e arrossì indispettita. Poi si mise a scendere gli scalini a uno a uno, pian piano, come a malincuore, voltando la testa per vedere se la porta fatale si aprisse. Niente. All'angolo della strada, scorse da lontano Onufrius, che camminava dalla parte soleggiata con l'aria più sfaccendata del mondo, fermandosi ad ogni passo, guardando i cani che si azzuffavano e i monelli che giocavano a piastrella, leggendo le iscrizioni sui muri, compitando le insegne come chi ha un'ora davanti a sé senza nessun bisogno di affrettarsi. Quando fu accanto a lei, sgranò gli occhi, stupito: non si aspettava proprio di trovarla lì. «Come? Sei tu? Di già? Ma che ore sono?» «Di già? Che espressione galante! Quanto allora? La dovresti sapere, e non sta certo a me dirtela!» rispose imbronciata la fanciulla, prendendola a braccetto. «Sono le undici e mezzo!» «Impossibile!» fece Onufrius. «Sono appena passato davanti a St. Paul. Erano solo le dieci. Saranno stati cinque minuti fa. Ci metterei la mano sul fuoco. Sono pronto a scommettere!» Non mettere un bel niente e non scommettere, perderesti. Onufrius si e dal momento che la chiesa era solo a una cinquantina di passi, Giacinta decise per convincerlo di arrivare fin là insieme a lui. Onufrius era trionfante. Quando furono davanti al portone della chiesa, Giacinta gli disse: E allora? avessero messo il suolo o la luna al posto del quadrante non sarebbe stato più stupefatto. Erano le undici e mezzo passate. Tirò fuori l'occhialetto, si sfregò gli occhi per schiarirsi la vista. La sorellina grande stava per raggiungere la sorellina minore sulla X del mezzogiorno. Mezzogiorno, mormorò fra i denti. Qualche diavoletto ci si deve essere divertito a mandare avanti le lancette. Io... Ho visto proprio le 10. Giacinta era buona, non insisté e riprese con lui la via del suo studio, giacché Onufrius era pittore e in quel momento le stava facendo il ritratto. Si sedette nella posa convenuta, mentre Onufrius andava a prendere la tela che era volata contro il muro per metterla sul cavalletto. Sopra la piccola bocca di Giacinta. Una mano ignota aveva disegnato un paio di baffi degni di un tamburino maggiore. Non è difficile immaginare la collera del nostro artista nel vedere il suo schizzo così imbrattato. Se Giacinta non l'avesse calmato, avrebbe strappato la tela. Cancellò quindi, come meglio poté, quelle insegne, insegne virili, non senza imprecare più di una volta contro il lazzarone che gli aveva fatto quel bello scherzo. Ma quando volle rimettersi a dipingere, i pennelli, benché li avesse immersi nell'olio, erano così induriti e ispidi che non riuscì a servirsene. Fu costretto a mandare a prenderne altri e, in attesa, si mise a preparare sulla tavolozza diverse tonalità di colore che gli mancavano. Allora, altra tribolazione: i tubetti erano duri come se avessero contenuto pallini di piombo. Per quanto li spremesse, non riusciva a farne uscire il colore, oppure esplodevano all'improvviso come piccole bombe, spruzzando a dritta e a manca l'ocra, la lacca e il bitume. Se fosse stato solo, credo che più di una volta avrebbe nominato il nome di Dio invano in barba al Primo Comandamento. Invece si contenne e, quando arrivarono i pennelli, si mise all'opera. Per circa un'ora tutto filò liscio. Il sangue cominciava a scorrere sotto le carni, i contorni si andavano delineando, le forme si modellavano, la luce si districava dall'ombra. Una metà della tela stava già prendendo vita, specialmente gli occhi, erano stupendi. L'arco delle sopracciglia era perfettamente tracciato e sfumava con una morbidezza verso le tempie in toni azzurrini e vellutati. L'ombra delle ciglia Adolciva mirabilmente il bianco splendore della cornea. Iride pupille erano perfette. Non mancava che quel piccolo diamante di luce, quella pagliuzza luminosa che i pittori chiamano punto visivo. Per incastonarlo nel suo disco di Giaietto, Giacinta aveva gli occhi neri, prese il più sottile, il più delicato dei suoi pennelli, tre peli della coda di una martora zibellina. Lo immerse nel bianco argenteo della tavolozza che si innalzava accanto all'ocra e alle tonalità di terra di Siena, come un picco coperto di neve accanto a rocce nere. Il punto brillante che tremolava in cima al pennello faceva pensare a una gocciolina di rugiada sulla punta di un ago. Nel momento in cui stava per deporlo sulla pupilla, un colpo violento al gomito gli deviò la mano e il punto bianco finì per cadere tra le sopracciglia. Mentre il rovescio della manica spazzava la guancia ancora fresca appena terminata. A quella nuova catastrofe si voltò così bruscamente che lo sgabello rotolò a dieci passi. Non vide nessuno. Se per caso ci fosse stato qualcuno l'avrebbe sicuramente ucciso. È davvero inconcepibile, disse fra sé tutto turbato. Giacinta, non sono in vena, per oggi lasciamo perdere. Giacinta si alzò per uscire. Onofrius volle trattenerla e, la e le cinse la vita con un braccio. L'abito di Giacinta era bianco e le dita di Onofrius, che non, ave che non aveva pensato a pulirle, eh, vi disegnarono un arcobaleno. Sbadato, disse la giovane, guarda come mi hai ridotta. Cosa dirà ora mia zia, che non vuole che venga a trovarti da sola? Cambierà il vestito e lei non se ne accorgerà. E l'abbracciò. La Giacinta non si oppose. Che cosa fai domani?, chiese lei dopo un attimo di silenzio. Io niente, tu? Andrò a pranzo con mia zia dal vecchio signor Tal dei Tali che tu conosci e forse passerò da lui la serata. Ci sarò, disse Onofrius, puoi contare su di me. Non venire dopo le sei, lo sai mia zia è una fifona e se dal signor Tal dei Tali non troviamo qualche galante cavaliere che ci riaccompagni, vorrà andarsene prima che faccia buio. Bene, sarò lì alle 5. A domani, Giacinta. A domani. Si chinò sulla ringhiera per guardare la snella figurina che se ne andava. Rientrò solo quando le ultime pieghe dell'abito scomparvero sotto l'androne. Prima di proseguire, qualche parola su Onofrius. Era un giovane tra i 20 e i 22 anni, e se a prima vista ne dimostrava di più. Si finiva poi con l'intravedere nei tratti lividi e affaticati qualcosa di infantile ed indeciso che denotava il passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Per esempio, la fronte era seria e pensosa, come quella di un vecchio, mentre gli angoli della bocca erano appena scuriti da un'ombra azzurrina e un sorriso giovane alleggiava sulle labbra di un rosa acceso che contrastava stranamente con il pallore delle guance e il resto del viso. Era quindi ovvio che Onofrius avesse un'aria piuttosto insolita e la sua naturale singolarità era inoltre accentuata dal suo modo di vestirsi e di pettinarsi. I capelli, divisi sulla fronte come quelli di una donna, gli scendevano simmetricamente lungo le tempie fino alle spalle, lisci e lucidi, secondo la moda gotica, come negli angeli di Giotto e di Cimabue. Un'ampia zimarra scura gli ricadeva dantescamente a pieghe rigide e dritte intorno al corpo agile e snello. È vero che ancora non era riuscito riusci in, in quell'abbigliamento, ma più che la voglia gliene mancava l'ardire. Inutile dirvi che Onofrius era Jean France e un fanatico romantico per la strada. E non vi andava spesso per non doversi avvilire indossando abiti borghesi, aveva un'andatura tutta a sobbalzi, scatti e gesti angolosi, come se fosse mosso da molle d'acciaio. Un'andatura incerta in cui si alternavano subitanei slanci, zigzag e fermate improvvise, che agli occhi di molti lo facevano passare per un pazzo o quantomeno per un originale, il che non era certo meglio. Onufrius non lo ignorava ed era forse questo che lo induceva a evitare la cosiddetta vita di mondo e conferiva alla sua conversazione un tono mordace, caustico, non molto diverso da quello di Chicovi propositi vendicativi. Perciò, quando per una qualunque ragione era costretta a uscire dal suo isolamento, si comportava con una goffaggine scevra di timidezza, una tale mancanza di buone maniere, un assoluto disdegno di ciò che comunemente è comunemente oggetto di ammirazione, tanto che, dopo pochi minuti, con tre o quattro sillabe, era riuscita a crearsi un'orda di nemici giurati. Non che non fosse amabile quando voleva, ma non lo voleva spesso, e ai rimproveri degli amici rispondeva: A che scopo? Perché in realtà aveva degli amici, non molti, due o tre al massimo, ma che nutrivano per lui tutto l'amore che gli altri gli rifiutavano, come chi abbia un'ingiustizia da riparare. A che scopo? Quelli che sono degni di me e mi capiscono, non si soffermano su, queste, su questa scorza nodosa. Sanno che la perla è nascosta in una conchiglia grossolana. Gli sciocchi che non lo sanno si sentono disgustati e si allontanano. Che male c'è? Per un pazzo il ragionamento filava abbastanza bene. Onufrius, come ho già detto, era pittore e, per di più, era poeta. Era poco probabile che il suo cervello ne uscisse indenne e ciò che aveva notevolmente contribuito a mantenerlo in quella esaltazione febbrile che Giacinta non riusciva sempre a controllare, erano le sue letture. Leggeva unicamente leggende meravigliose e, e, e antichi romanzi di cavalleria, poesie mistiche, trattati di Cabala, ballate tedesche, libri di stregoneria e di demonografia. Con tutto ciò si creava un mezzo al mondo reale che lo attorniava, un mondo di estasi e di visioni al quale ben pochi potevano accedere. Dal particolare più banale e più concreto sapeva far scaturire qualcosa di fantastico e di inatteso, grazie alla sua abitudine di cercare nelle cose l'aspetto sopranaturale. Anche in una stanza quadrata, con tutte le pareti imbiancate a calce e i vetri smerigliati, sarebbe stato capace di vedere qualche strana apparizione. Esattamente come in un interno di Rembrandt pervaso di ombre e rischiarato da bagliori rossastri, gli occhi della sua anima e del suo corpo avevano infatti la facoltà di far deviare le linee più diritte e di renderle complicate le cose più semplici, press'a poco come gli specchi concavi o sfaccettati i quali deformano gli oggetti che riflettono facendoli apparire grotteschi o spaventosi Hoffman e Jean Paul lo trovavano quindi perfettamente disponibile bastarono loro due a completare ciò che gli autori leggendari avevano iniziato l'immaginazione di Honor Frius si accese e si depravò sempre più le sue creazioni dipinti e scritti ne risentirono. L'artiglio o la coda del diavolo spuntava sempre da qualche parte e sulla tela accanto al viso pure e soave di Giacinta c'era sempre la smorfia di qualche mostruosa figura generata dal suo cervello de delirante. Aveva conosciuto Giacinta due anni prima, in un'epoca della sua vita in cui la sua infelicità era di quelle che non si augurano neanche al nostro peggiore nemico. Si trovava infatti nella tremenda situazione di chi abbia inventato qualcosa e non trovi nessuno disposto a crederci. L'opera era ancora dentro di lui e Giacinta gli credette sulla parola, amandolo come Cristoforo Colombo dovette amare il primo che non gli rise in faccia quando parlò del mondo nuovo e che aveva intravisto. Giacinta l'amava come una madre ama il figlio, e il suo amore era intriso di una pietà profonda. Chi, a parte, re, a parte lei, l'avrebbe potuto amare di tutto l'amore di cui aveva bisogno? Chi l'avrebbe consolato delle sue immaginarie sventure, le uniche reali per lui che viveva solo d'immaginazione? Chi l'avrebbe rassicurato, sostenuto, esortato? Chi avrebbe placato quella sua esaltazione malsana che per diversi aspetti rasentava la follia, condividendola invece di combatterla? Certamente nessuno! E poi chi gli avrebbe detto come fare a incontrarla? Chi avrebbe preso l'iniziativa di dargli un appuntamento? Chi gli avrebbe fatto una quantità di avance, anche esponendosi alle critiche? Chi l'avrebbe baciato spontaneamente o gliene avrebbe offerta l'occasione vedendo che la stava cercando? No, neppure una civetta l'avrebbe fatto, ma sapendo quale sforzo costasse al povero Onufrius, lei glielo risparmiava. La vita reale gli era così poco congeniale che non sapeva cosa fare per mettere in atto un progetto ed era terrorizzato da ogni minima cosa. Le lunghe meditazioni e i viaggi nei mondi metafisici fisici non gli avevano lasciato il tempo di occuparsi di questo mondo. Aveva una testa da trentenne e un corpo da bambino di sei mesi. Controllare i propri istinti era l'ultima delle sue preoccupazioni e se Giacinta e i suoi amici non l'avessero sorvegliato, di chissà cosa sarebbe stato capace? In parole povere, si doveva vivere per lui. Aveva bisogno di un amministratore per il proprio corpo, come i grandi signori ne hanno bisogno per le loro terre. C'è inoltre una cosa che oso appena confessare in questo secolo in in incredulo, perché potrebbe far passare il mio amico per un imbecille. Aveva paura? Di che? Provate a indovinare. Aveva paura del diavolo, degli spettri, degli spiriti e di altre mille panzane, mentre se la rideva di un uomo o anche di due, come voi, di un fantasma. Per niente al mondo la sera si sarebbe guardato in uno specchio per timore di vedervi qualcosa di diverso dalla propria faccia. Non avrebbe infilato la mano sotto il letto per prendere le pantofole o un altro utensile per paura di trovare una mano fredda e umidiccia che la tirasse tra letto e parete. Né avrebbe lanciato un'occhiata negli angoli bui, sgomento all'idea di scorgervi piccole teste di vecchie rugose in cima a un manico di scopa. Quando era solo nel suo grande studio, si vedeva al centro di un fantastico girotondo. Il consigliere Tuzman, il dottor Trabaccio, il rispettabile peregrinus Tis, Cresper con il suo violino e la figlia Antonia, la sconosciuta della casa deserta e tutta la strana famiglia del castello di Boemia. Era un sabba completo e ci sarebbe voluto poco perché avesse paura al suo alito come di un altro morto. Appena Giacinta se ne fu andata, si sedette davanti alla tela e si mise a riflettere su ciò che chiamava gli avvenimenti della mattinata. Il quadrante di St. Paul, i baffi, i pennelli induriti, i tubetti esplosi e soprattutto il punto visivo, gli tornò in mente in una prospettiva fantastica e soprannaturale. Si lambicò il cervello per trovare una spiegazione plausibile e architettò così una serie di supposizioni tra le più stravaganti e inverosimili mai concepite da un cervello malato. Dopo aver cercato a lungo, l'ipotesi più soddisfacente fu che la cosa fosse assolutamente inesplicabile a meno che non si trattasse del diavolo in persona. L'idea di cui fu il primo a ridere prese sempre più piede nel suo cervello e poi. E poi ancora a lungo andare gli sembrava sempre meno ridicola. Finì per esserne convinto. In fondo che c'era di irragionevole in quella supposizione? L'esistenza del diavolo è comprovata dalle autorità più rispettabili, esattamente come quella di Dio. È addirittura un articolo di fede. E Onufrius, per eliminare ogni dubbio, consultò nei registri della sua vasta memoria tutti i punti in cui autori sacri e profani trattano l'importante materia. Il diavolo si aggira intorno all'uomo, le sue insidie non sono state risparmiate neanche a Gesù. Tutti conoscono le tentazioni di Sant'Antonio, anche Martin Lutero fu tormentato da Satana e per sbarazzarsene fu costretto a scagliargli in testa il calamaio. Sul muro della cella si vede ancora la macchia d'inchiostro. Si ricordò di tutte le storie di ossessi, dall'invasato della Bibbia alle monache di Ludun, di tutti i libri di stregoneria che aveva letto, Bodin, Del Rio, Le Loyers, Bordelon, Il Mondo Invisibile di Becker, L'Infernalia, I Folletti del Signor de Barbigny, De Terneuve, Du Touin, Il Grande e il Piccolo Alberto e tutto ciò che gli pareva oscuro divenne chiaro come la luce del sole. Era stato il diavolo a spostare le lancette a mettergli i baffi sul ritratto, a cambiare i peli dei pennelli con fili di rame e a riempire i tubetti di polvere fulminante. Il colpo al gomito si spiegava senza difficoltà, ma perché Belzebù aveva interesse a perseguitarlo? Per, per impossessarsi della sua anima? Di solito ricorreva ad altri mezzi, alla fine si ricordò che non molto tempo prima aveva fatto un quadro di San Dunstan che teneva il diavolo per il naso con delle pinze rosse e non ebbe il minimo dubbio che il diavolo gli giocasse quegli scherzetti perché l'aveva rappresentato in maniera così umiliante.